questa bella quercia, iniziamo la visita alla nostra casa che si trova fuori Ornaro, in campagna, e insieme qui ad altre due ville costituisce un mini concentrato di pace. Questo bell'ingresso. Iniziamo la visita a questa abitazione veramente speciale, costruita negli anni 80 da una coppia di romani che sono venuti a trasferire qui e l'hanno resa un gioiello di pace e di vivibilità. Sullo sfondo le altre ville, il centro sportivo con piscina e calcetto, le ginestre, dove si mangia anche bene. Allora, iniziamo questa visita, questa casa piena di luce e di fiori, dall'ingresso principale, e poi saliremo al piano superiore, dove c'è la zona notte, e infine andremo in fondo, sotto dove c'è una taverna. Allora, questo grande bel salone è un po' il cuore della casa. Ecco, accede a una delle tante di tanti terrazzi ed angoletti ricoperti rigorosamente per difendersi dal sole. Siamo l'8 luglio, alle 11. Adesso inquadriamo così una parte del terreno che scende giù fino a valle per un'estensione di circa 5.000 metri quadri, largo 25 metri, e non è in questo momento utilizzato se non per qualche pianta di frutta. Adesso rientriamo questo grande salone che abbiamo visto, tavolo da gioco, sono mobili antichi, e andiamo a vedere uno studiolo, una casa a stile un po' anglosassone. Qui abbiamo questo sono io, un piccolo sgabuzzino, la scala che accede sopra, mentre da qui si accede di sotto. Allora, qui abbiamo il bagno essenziale, mentre questo è il bello studio, con le due finestre che danno nel bel giardino. Lasciamo ora lo studio e anche la cucina che andremo a visitare dopo quando usciremo. Adesso Mettete seduto in terrazza invece di aggiarvi così. andiamo nella zona notte, su questa bella e comoda scala. Abbiamo una zona notte fatta di una camera da letto con bagno per i padroni di casa, e poi un mini appartamentino per gli ospiti. Ecco, questa è la camera da letto dei padroni di casa, con il tetto spiovente. La casa è stata realizzata con doppi muri, in mezzo ai quali corre l'intercapedine d'aria. Ecco, qui è questo terrazzino ricoperto per proteggersi dal sole, ma noi in questo momento, tra l'altro, il sole non c'è, e ci godiamo il panorama. Ritorniamo adesso in questa bella camera. Qui abbiamo un piccolo stanzino attraverso il quale si accede al bagno. Qui c'è tutta la vasca, il tetto spiovente. Lasciamo anche la camera da letto per andare alla zona notte, dove gli ospiti possono godere di una certa autonomia. Cominciamo con una cameretta. Questa invece è la camera un po' più grande, con spiovente in fondo e bassa, in posizione luminosa. Questa casa sicuramente non manca la luce. Il bagnetto, e qui un piccolo
sgabuzzino, si accede sopra e c'è altro spazio per i postigli. Ecco, adesso torniamo indietro sui nostri passi. E attraverso, dopo aver visto la cucina e il giardino, scenderemo di sotto. Ecco qui. Qui abbiamo la cucina. Dalla cucina usciamo, insomma, a una parte di casa esterna, per modo di dire. Prima di andare a vedere, qui c'è un locale dove c'è questo bel camino. Questa forse è la vera cucina, la signora infatti sta preparando. Buongiorno. Ed ecco questa bellissima veranda tutta coperta. Il giardino, questo è il giardino, quello più vissuto, pieno di panche, di tavoli. Questa sicuramente è una casa che ha vissuto l'ospitalità e gli amici. La signora intanto mette a posto. E adesso mi va le fotografie. Non si preoccupi. Ritorniamo dentro, scendiamo questa volta ripercorrendo l'atrio un po' centrale, il cuore. Scendiamo sotto alla taverna, insomma la parte più rustica. Eccola qui, molto grande, luminosa anche questa, l'unico locale, c'è il mobile vecchio. Ecco, da questa parte rustica anch'essa un suo cucinino. Sul bagnetto ovviamente, piccolino. Attraverso questo accediamo alla locale cantina. C'è la caldaia che alimenta il riscaldamento insieme anche al camino. Qui un altro ripostiglio. Questo è originariamente era il garage, è stato adibito invece a cantina. Il garage è un concetto effettivamente tipicamente cittadino. Ecco, da qui questa è la parte meno vissuta, ma anche qui può essere sviluppabile. Ci sono le cucce dei cani. Questa è la rampa che adesso andremo a ripercorrere. E qui c'è il giardino che scende giù con l'ampio terreno profondo, ma che in questo momento i proprietari non hanno utilizzato. Queste sono delle terrazze del salone dove siamo stati. E così concludiamo il giro ritornando su per la rampa, con questa inquadratura della casa che non abbiamo visto.